Un seminario in rete a Bolzano dedicato al lavoro e alle persone disabili, obiettivo informare famiglie e aziende. Antonio Signorini. Mi chiamo Matteo, ho 22 anni, ho frequentato la scuola alberghiera Zirzare Ritz di Merano. Durante la scuola ho fatto degli stage, ho potuto fare altre esperienze di lavoro che mi sono servite tantissimo. È solo una delle testimonianze rilasciate al webinar sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità curato dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Alto Adige. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica e dare un'idea concreta delle varie possibilità di collocamento e di formazione che ci sono, ma spesso non sono conosciute. Ci sono possibilità reali, senza ombra di dubbio, però bisogna sensibilizzare tanto l'opinione pubblica. E secondo me deve andare oltre quello che impone la normativa vigente, bisogna dare comunque più opportunità lavorativa alle categorie protette. Serve quindi più informazione a favore delle famiglie, ma anche delle aziende e non solo per gli incentivi previsti dalla legge. L'inserimento di persone disabili nell'organico è un arricchimento per tutti. Devi capire che durante il servizio c'è molta tensione in cucina perché sono dei momenti dove siamo pieni di lavoro, quindi non volo una mosca. Poi si è rivolto verso di me e mi ha detto: Franco, io ti voglio bene. Sono rimasto lì per lì, allibito, perché è l'unica cosa che non mi sarei mai aspettato durante. E gli ho detto: anch'io Samuel, ti voglio bene. Che ci ha regalato non soltanto il suo voglia di lavorare, ma il suo modo di essere vero.